Ancora nessuna traccia di Manfredo Giovi, il pensionato scomparso da Mercatale, frazione del comune di Montevarchi, lo scorso venerdì pomeriggio. L'anziano attorno alle 18:30 si era allontanato da casa, dove non ha fatto più ritorno. Le ricerche a tappeto proseguono senza sosta. Nella piazza di Mercatale, vigili del fuoco hanno allestito un'unità di comando locale. Queste sono le zone di ricerca, praticamente. Dividiamo tutto il territorio in zone di una certa dimensione in base anche all'orografia del territorio e si battono a pettine, si dice noi, quindi siamo certi di aver battuto completamente la zona e siamo certi che lì la persona non ci sia. Poi si ritorna, si scaricano i dati di GPS, quelli che vedete in verde sono zone già battute, quelli in rosso zone da battere, quindi dal punto di avvistamento ci allarghiamo e speriamo, insomma, di ritrovare questa persona. Le ricerche non si sono interrotte nemmeno nella notte, quando i vigili del fuoco hanno sorvolato le zone di campagna e di bosco della frazione con i droni dotati di telecamere termiche. Le ricerche sono poi proseguite anche questa mattina. E abbiamo una squadra di figline che è venuta a supportarci per coprire il territorio. Abbiamo una squadra di Montevarchi, dei vigili del fuoco. In più abbiamo le unità speciali di cinofili e con i droni possiamo cercare questa persona scomparsa. Abbiamo fatto intervenire anche altri due esperti nostri che sono fluviali, siccome c'è una zona lacustre che vogliamo perlustrare, loro agiranno in questo settore qua. Dell'anziano ancora non si sono trovate tracce, i familiari avevano anche diffuso una sua foto nella speranza di avere notizie. Le segnalazioni comunque sono sempre utili? Sempre utilissime. Anzi, abbiamo divulgato la notizia anche a tutti gli abitanti e a eventuali cacciatori che viaggiano nei boschi di questa situazione che è in atto in questo momento.